Questa giornata molto importante, organizzata dal Banco Farmaceutico, la giornata nazionale per la raccolta del farmaco, è un momento importantissimo per tutti coloro che credono nella solidarietà e nell'accudimento del prossimo, di colui che sta meglio di noi. Donare un farmaco da banco oggi è fondamentale perché dà la possibilità di aiutare tanti giovani, tante donne, come donne vittime della tratta, il progetto Maddalena o tanti ragazzi che sono in comunità da noi, a poter usufruire della bontà, tra virgolette, e del sorriso della gente comune. Oggi è una giornata molto significativa, come ogni anno la Casa dei Giovani partecipa assieme al Banco Farmaceutico, che ringraziamo, in un'iniziativa così lodevole. Fino ad oggi siamo presenti nella farmacia Mancuso di Bagheria e di Palermo e un'altra farmacia in Viale delle Alpi che si chiama Farmacia San Michele, Michele Arcangelo. È una giornata molto ricca anche di significato, del concetto di solidarietà pura e sinceramente credo che tutti coloro che si avvicinano a questo banchetto possono senz'altro arricchirsi di un momento di significato e di trasparenza molto spesso che in questa società viene a mancare. Io sono un'operatrice del progetto Maddalena e lavoro appunto in questa struttura, sicuramente un posto molto importante e molto accogliente, devo dire. Abbiamo lavorato da dicembre per rendere il posto il più sereno possibile, in cui le ragazze appunto vittime di tratta possano trascorrere piacevolmente le loro giornate. Abbiamo pensato appunto ad un sacco di attività da farle svolgere, le portiamo a scuola, le portiamo a dei corsi di informatica in modo tale che comunque possano avviarsi verso il contesto lavorativo e in qualche modo inserirsi al meglio nelle opportunità che offre sia Bagheria ma anche Palermo.